ragazze, buon pomeriggio, finalmente vi saluto. Come state? Bentornate un po' in questo vlog di oggi. Oggi è lunedì, inizio di settimana. Finalmente qui abbiamo un po' di tregua dalla pioggia, ha piovuto veramente tanto. E quindi insomma, so che anche in molte città di alcune di voi continua a piovere. Soprattutto nella parte nord, perché mi avete scritto un po' su YouTube e quindi insomma spero che la situazione stia migliorando. Dunque, video di oggi vi ho ripreso qualche pulizia a casa. Stamattina ho fatto un ribaltone in casa veramente perché ormai lo faccio il lunedì, essendo che da giovedì alla domenica lavoro, quindi è un po', diciamo, inizia un po' il mio weekend lungo, un po' così di fuoco, soprattutto anche questo è stato bello bello intenso. Quindi stamattina prima di uscire con i bimbi ho dato veramente una bella pulita anche alle lenzuola. Poi insomma devo vedere ancora quali clip vi ho girato, perché quelle della camera da letto ve le ho messe nel video della settimana scorsa, quindi per non farveli, diciamo, troppo similari, ecco, magari questa volta li salto. Però so che le ragazze, insomma, che piacciono i video di pulizia come a me, è sempre, diciamo, qualcosa che può far piacere. Dunque, sono uscita un po' con i bimbi, anche se fuori c'era grigio e piovigginava, però, insomma, finché è possibile usciamo. Volevo far vedere anche una novità. I buchi io li ho da quando avevo 7-8 anni, ma erano tantissimi anni che non mettevo gli orecchini. E questo weekend che siamo usciti con mia mamma mi ha portato in un negozietto e mi ha detto: dai, 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 che magari non si sono chiusi. E di fatti non si erano chiusi e mi ha regalato questi orecchini. E quindi mi sembra ancora strano averli, ma sono molto contenta. Pensare che fino a qualche anno fa usavo veramente tanto gli orecchini, soprattutto quello che prendeva tutto l'orecchio, insomma. E poi forse non so cos'era successo, insomma, per tanto tempo poi non li ho più messi. Però adesso sono contenta e penso che ora ricomincerò anche ad acquistarli. Comunque, oggi pomeriggio abbiamo un compleanno, speriamo, incrociamo le dita che il tempo, scusate, migliori. Infatti ho già preparato i bimbi, i gemelli, li ho già vestiti, ho fatto già il bagnetto, gli ho fatto lo shampoo, di modo poi dopo, quando andiamo a prendere Alex da scuola, andiamo direttamente al compleanno, una compagna di classe, quindi siamo pronti. Stamattina le ho preso il regalino, siamo andati da NKD e niente, adesso volevo farvi vedere, così per chiacchierare anche un po' assieme, un altro super regalo che mi ha fatto questo weekend mia mamma, e volevo farvi vedere perché magari anche voi potete approfittare, insomma, di questi saldi. E siamo state da Carpisa e mi ha trovato, era tantissimo che io cercavo un portafoglio veramente grande, mi ha trovato questo che è davvero grande, almeno è quello più grande che io ho trovato. E pensate che costava 25,99 euro e con i super saldi è stato messo a 10 euro. C'era sia beige che nero e guardate come si apre, ecco, mi piace che si apra completamente. E eventualmente per chi vuole può anche inserire il telefono, io non lo farò, ma sicuramente metterò una penna e dei notes, qui c'è tantissimo spazio per le tessere. E nella seconda cerniera c'è praticamente
la parte delle monete, altri due tasconi qui e qui per mettere le banconote. Ma la parte che a me piace tantissimo è questa. Ecco, c'era l'offerta prendi 3, no, prendi 4 e paghi 3, quello che costava meno, insomma, non si pagava. Poi sopra c'è questo, quindi potete prendere così, ma eventualmente potete anche toglierlo perché è con i bottoncini. In abbinato ho scelto questa borsetta. Andrò infatti oggi a sostituire questa qui con la tracolla perché io ormai la porto, devo, aspettate perché devo allungarla, ma la porto sempre così. E in più mi ha messo questo portachiavi con la scritta Love che ha preso a parte. E mi piace tantissimo ed è veramente un super regalo. Ovviamente il portafoglio dentro ci va, se no avrei scelto un'altra. Essendo che c'era poi quella promozione, ho scelto anche questa seconda borsa che userò però appena sboccia la primavera ed è così, e userò tantissimo soprattutto quando riprenderò ad andare per i parchetti con i bimbi, ma è veramente carinissima. C'erano tantissimi colori, questa qui era a 19,90. C'erano tantissimi colori e ho visto che la linea di quest'anno è molto pastello, color pastello. E quindi c'erano tutti questi bellissimi colori chiari e io ho scelto questo verde ghiacciolo, secondo me, color ghiacciolo alla menta, mentre questa mi pare che fosse sui 35 e 95. Ecco, quindi volevo farvi vedere queste due cose. Queste qua invece le avevo prese ai bimbi insieme ad altre due felpe che però hanno già usato perché quando le hanno viste all'Original Marines, anche queste molto belle, super scontate perché una 8 e una 10 scontate al 70%, quindi venivano molto molto di più, le hanno volute mettere subito. E mia mamma quando prende le cose le abbina sempre alle calze. Ecco, lei è molto. Quando andiamo a fare spese, proprio lei sceglie con molta calma, sta molto attenta, a cosa sceglie, sta molto attenta alle etichette che non si è rovinato. Infatti, io quando devo, prendere qualcosa, che sia per me o per la casa, i bambini, vado sempre con lei perché so che ha sempre quell'occhio in più. Anche mio marito più di una volta le ha detto. Mi ha detto di a tua mamma che viene con te così, così scegli proprio benissimo, ecco. E quindi gli ha preso questi bei calzini corti, quindi per questo periodo alla Benetton. Anche queste qui erano in saldo forse, sì, anche queste del 60% perché erano a 12,95, le ha pagate 5,15. Quindi lei riesce sempre a trovare dei saldi fantastici. Ecco. E nulla, volevo insomma un pochino chiacchierare con voi e fare un po' questo video delle pulizie dopo pranzo, un po' della cucina, soprattutto sopra il frigo e sulla credenza del caffè, avevo una polvere pazzesca. Si vede che nell'ultimo mese ho passato meno lo straccio perché comunque tra i vari turni, impegni, ho avuto meno tempo e quindi c'era proprio tanto tanto bisogno e quindi so che proprio vi piace tanto la tipologia di video casalinghe mattinate tra di noi. Ecco, e quindi insomma spero vi abbia fatto piacere. Voglio subito dire di questo perché sono sicura che poi qualcuna mi chiede.
anche se ve le avevo fatte vedere in un spacchettamento, ma le ho prese da JYSK, che è un negozio che ho scoperto sempre con mia mamma 2 settimane fa. Siamo andate, non questo weekend, quello prima, e ha tutti articoli per la casa. E noi ce l'abbiamo vicino il Media World. E quindi abbastanza economiche, devo dire, perché questa piantina l'ho pagata 1,75 euro e il piattino mi sembra 1,30 euro. Ora non ricordo esattamente, ma all'incirca, scusate, sui 3 euro, ma mi ero abbioccata con i piccoli ora che li ho portati a nanna. E quindi insomma lo vedevo molto primaverile, ma guardate com'è carino, cioè sta proprio. Sta proprio bene. Beh, insomma, ve l'ho fatto vedere perché so che poi magari mi chiedete, appunto, ho cambiato qualche decorazione e devo trovare altri fiorellini perché quelli che ho messo nel vaso lì di giro, il vaso questo qua in alto, quelli là chiari chiari mi piacciono un sacco, quindi devo trovarne altri. Comunque ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo. Alla prossima, ciao!